Si chiama Team Genova ed è la veniristica imbarcazione svelata calata a Gadda al Porto Antico che rappresenterà il capoluogo ligure, l'Italia, alla prossima edizione di The Ocean Race, la regata velica con equipaggio più importante al mondo, che avrà il suo gran finale proprio nell'Ocean Life Park di Genova, allestito nel waterfront di Levante dal 24 giugno al 2 luglio del 2023. Io direi che si apre un grande cerchio, una grande opportunità, quindi Genova farà il gran finale ovviamente. Genova sarà presente in tutte le tappe con il pavilion, ma Genova sarà presente anche sull'acqua con una barca, con la nostra bandiera, il nome di Genova e soprattutto con marinai italiani, ed è una cosa molto bella per questo. L'equipaggio è misto, i nostri amici austriaci hanno lavorato molto bene, ha lavorato bene il cantiere qui, il cantiere San Giorgio, che si sta specializzando veramente in imbarcazioni di altissimo livello. The Ocean Race rappresenta un grande appuntamento sportivo, ma non solo. Gli obiettivi per la nostra per l'Ocean Race di Genova sono tre. Il primo ovviamente è il risultato sportivo, il secondo è la visibilità per la nostra città e il terzo, non dimentichiamolo mai, vogliamo fare e mandare un messaggio di ecosostenibilità e di rispetto per gli oceani. Una doppia soddisfazione per Genova, in gara nelle diverse parti del mondo e poi nel mare di casa. 30 dicembre arriviamo con questo Cudo Teatro, o ciliegina sulla torta, o chiamatela come volete, ma insomma è una bellissima sorpresa su cui in realtà stavamo lavorando soprattutto il sindaco Luca Di Liberto, un po' tutta la nostra squadra già da tempo. C'era stato un assaggio con la Europe l'anno scorso, la barca c'è, e che ci sia l'Italia, che ci sia Genova nel giro del mondo ovviamente offre qualcosa di più da un punto di vista sportivo senz'altro, ma anche da un punto di vista di promozione della città. Genova e il suo padiglione seguiranno le tappe intorno al mondo di questa regata e poi ci sarà appunto, l'abbiamo chiamata gran finale proprio perché sarà un gran finale l'ultima settimana di giugno, aspettiamo le barche qui a Genova, in Liguria e in Italia. A bordo di Team Genova, scaturita dalla partnership con Austrian Ocean Racing, ci sarà insieme con l'esperto Alberto Riva anche la giovanissima Cecilia Zorzi. L'emozione è grandissima, è una chiamata che uno sogna per tanti anni. Negli ultimi anni ho visto video, ho letto storie di questi velisti che affrontavano gli oceani su queste barche che sono veramente pazzesche, e essere qui oggi è veramente un sogno. La prima tappa di The Ocean Race scatterà il 15 gennaio da Alicante, alla presenza del sindaco di Genova ed appassionato velista Marco Bucci, doppiamente emozionato. Il primo cittadino è assolutamente contento perché portiamo Genova nel mondo. Il velista dice che, cavolo, vorrei esserci io a bordo ma non ci potrò andare, questo è il problema grosso.